posso. Questo è mango. Pensa se avesse detto questo è banale, figura di merda, mamma mia. Ciao, sono Simo Riccio e nel 2022 ho aperto Control Fitness, che è uno spazio coworking che però di là ha anche una palestra. No, aspetta, è tipo uno studio fitness che ti permette anche di fermarti. Vabbè, insomma, è quel posto che non permetterà più a nessuno di usare la scusa non riesco ad allenarmi e prendermi cura di me perché devo lavorare. Ora, innanzitutto una precisazione doverosa. Io vorrei fare dei video con uno storytelling che proprio tipo viaggio dell'eroe, spostati, ma per far conoscere una cosa così che, da quanto ne so, non ha eguali al mondo, stiamo facendo un sacco di cose e tante altre ne faremo in futuro, ma per le migliori riesco a trovare il tempo. Quindi, ci eravamo lasciati con una caccia al tesoro in giro per Milano con 250 cartoline da trovare nei City Scoot e oggi siamo qui di nuovo per raccontare come abbiamo distribuito dei gelati ma per far iscrivere le persone in uno studio fitness. Quindi facciamo un attimo un passo indietro, perché come ci è venuta in mente questa cosa? Perché io ho controllato in tutti i libri di marketing e no, non si parla di come usare un gelato per attrarre persone a fare attività sportiva. Galeotto fu un reel. Noi serviva qualcosa per far capire che non siamo talebani del carboidrato, ma sappiamo che la dieta va inserita in un contesto di vita reale e nella vita reale esistono anche cose come i gelati. Allora, con il nostro nutrizionista Riccardo abbiamo poi fatto questo reel e attenzione a cosa si vede un po' nello sfondo. Regia. Ciao Luca! Come stai? Bene, la dieta la sto seguendo, è tantissimo. Ah, e va, allora vuoi che andiamo a prendere un gelato? No, no, grazie, sono a posto. Uno, due, tre, quattro. Chi l'ha visto? Perché in quella gelateria, Rigoletto, c'è proprio un servizio chiamato Party Box, che è proprio un carretto dei gelati per andare in giro. E quindi perché non andare in giro noi proprio proponendo un gelato, attrarli con una coppetta e poi... Ora, la mia idea era dare una coppetta in realtà vuota o magari far guadagnare il gelato giusto con 100 push-up, 100 squat, ma la mia idea è stata fischiata e derisa e quindi niente. C'era da fare veramente un gelato. Ora, non volevamo il classico gelato proteico, proprio perché nella nostra filosofia l'allenamento non è troppo avere il fisichetto da mostrare in spiaggia ad agosto, quanto un modo per stare meglio tutti i giorni, sentirci energici e belli cazzuti. Quindi no gelato proteico per bodybuilder, bensì gelato potenziato con vitamina D e Witania o ginseng indiano, che è una pianta adattogena fighissima. Questo nei simpatici gusti mango e pistacchio, quindi frutta e crema. Tac. Ok, una volta creato il gelato c'era da andare in giro per Milano, anche se lì non avevamo considerato due cose. Uno, il rischio pioggia. Avevamo organizzato tutto, avevamo la ragazza, la promoter, avevamo il gelataio, avevamo creato i gusti e avevamo scelto un giorno per fare questo. Andiamo a guardare il meteo, tutti i giorni hanno sole, solo uno da rischio pioggia, ovviamente il nostro. E quindi per tutto il tempo io sono stato lì, con gli occhi all'insù, a sperare che non piovesse. Allora, la comitiva è partita, ma io sono forse l'unico in ansia perché il cielo è questo. Seconda cosa che non avevamo considerato, il milanese, sempre di fretta, è impossibile da fermare. Passavano tutti così, al cellulare ci guardavano male, ognuno aveva le sue cuffiette, le toglieva appena sentiva, se ne andava. Quindi è iniziate le prime 3-4 persone che la ragazza ha provato a fermare, si allontanavano spaventate. E io ho detto, ok, è finita, ci toccherà o finirci noi tutto il gelato o, non lo so, buttarlo. Invece poi è servito qualche pioniere che si avvicinasse, si è creata un piccolo gruppetto di persone, allora lì la curiosità ha vinto e siamo riusciti a finire tutti i 8 kg di gelato. Conclusione, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta e sono contento perché questa iniziativa ha ampliato la famiglia di controller, dove controller sarebbe gli iscritti a control. Il nome è ufficioso, a me piace, non a tutti, quindi scrivete controller nei commenti se lo volete come nome ufficiale. E comunque la famiglia quindi si è allargata, quindi l'iniziativa è servita. Io sono contentissimo, loro che si sono mangiati il gelato sono contentissimi, è un bel win-win. Ora io non prometto niente sulla futura regolarità dei video, ma meno ne vedrete,
più saprete che qui stiamo creando cose mai viste prima e delle figate, quindi da un lato forse è meglio così. Ora, un'ultimissima cosa, così dopo che dico questa potete mettere like, commentare e poi chiudere il video. Volevo fare dei ringraziamenti, dovrei farne tantissimi ma per oggi mi limito a due. Uno lo faccio a Giuliana, la nostra digital strategist, che sta decidendo tutte queste iniziative, la comunicazione sui social, è veramente un ruolo fondamentale per cui tutti ci fanno i complimenti, quindi grazie, e proprio per questo io addirittura mi ci sono fidanzato, ma aspetta, non adesso, è così in modo opportunistico, ma tipo 6 anni fa, pensate quanto ero avanti. E poi ringrazio Luca Scomparin, tecnicamente videomaker di questa avventura gelatosa, della caccia al tesoro con Cityscoot e di un sacco di reel che state vedendo in questi giorni. Ma più che videomaker io sinceramente lo considererei amico. E con lui non mi ci sono fidanzato per ora, però sto tipo valutando, eh. Quindi basta, ringraziamenti fatti, potete chiudere il video, venire a trovarci e ci vediamo prossimamente. Sì, dai, sicuramente prossimamente. Ma io non ho capito, da no, quello che dice lui sembra che ce l'avevate la preparazione. No, no, sai lo studente che non ha studiato? Io ringrazierei queste tre bellissime persone per la collaborazione. No, io ringrazierei Antonio per la creazione. Assolutamente. Ma senza Ricky non avremmo creato, Io avrei creato il gelato al pistacchio, ma senza la vitamina D. Tu non c'entri niente. Va bene, niente.